Mister, nel secondo tempo siete entrati con un'altra carica rispetto al primo e questo ha legittimato la vittoria della sua squadra. Ma è un campo difficilissimo perché per la prima volta giochiamo su un campo in erba, tra l'altro anche molto gibboso, per cui non si poteva giocare. Tra il primo e il secondo tempo abbiamo dovuto cambiare mentalità e la squadra è stata brava perché non è abituata a giocare sulle seconde palle, infatti poi ho messo anche Ranieri ed accorciare. Solo così secondo me potevamo fare gol e ci siamo riusciti, anche se abbiamo avuto l'occasione con Ranieri, quella con Carbonelli e il secondo gol di Gravanelli mi sembrava in netto. Non era in fuorigioco perché il segnalino non ha fatto in tempo a rincorrere l'avversario. Però partita difficile, io penso che qui sarà dura per tutti perché l'Alba Adriatica sta dimostrando di essere una squadra forte, di conseguenza è una vittoria importantissima e diamo continuità del risultato che è la cosa fondamentale. Si può dire che anche nonostante le assenze comunque l'avete portata a casa, magari l'assenza di Ruocco ad esempio. Sì, ma era lo stesso secondo me, perché era un campo dove è difficile giocare, poi loro ti pressano, stanno tutti dietro, abbiamo dovuto cambiare un po' la partita e sono stati bravi perché non è facile capirla durante la partita. Poi avendo Acosta che è alto, mettendo Ranieri che anche è strutturato, potevamo secondo me solo riuscire a vincere così, ci è andata bene con un gran gol di Acosta e va bene, però la squadra forte è quando si adatta ai campi e alla squadra, loro oggi sono stati molto bravi. Sentita arrabbiata, ma cosa le ha fatto arrabbiare di più? Mi ha fatto arrabbiare... Dopo una partita giocata in questo modo, secondo me abbiamo fatto la partita perfetta, questo mezzo errore che c'è stato alla fine, questa palla in mezzo non doveva assolutamente arrivare con quella facilità, perché tutta la settimana che diciamo che D'Ercole è un sinistro, che rientra sempre sul sinistro, e dovevamo dare maggiore pressione, la partita d'altronde era finita, per cui mi sono arrabbiato soprattutto per questo, anche se mi rendo conto che comunque l'Aquila poi il secondo tempo ha messo il secondo attaccante, insomma ci ha creato difficoltà, però la partita era quella, noi a quel punto ci siamo messi a 5 dietro con un difensore in più per cercare di arginare questa loro forza che hanno queste palle alte, insomma sì, c'era stata un'occasione importante per l'Aquila prima con l'attaccante, la bella parata di Bardogna, però la partita era finita, 3 minuti alla fine, far arrivare questa palla in mezzo con quella facilità mi rode talmente tanto, dopo una partita giocata veramente bene, soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto quello che potevamo in questo momento, nelle nostre condizioni, praticamente senza attaccanti di ruolo, ci è mancato anche Torre, oggi abbiamo 3 attaccanti fuori, insomma, il Ramellà ha recuperato all'ultimo secondo, che ha fatto una gran partita, lo ringrazio pubblicamente, così come ringrazio gli altri, i ragazzi sono stati veramente fantastici. Purtroppo un mezzo errore ci è costato il risultato, anche perché a quel punto insomma ci credevo, ti dico la verità, ci credevo, la partita alla fine 4 minuti, insomma stavamo tenendo bene, avevamo preso abbastanza le misure, peccato, una sconfitta che ci può stare, è chiaro, ci può stare, no? Però l'avevamo contenuti abbastanza bene, il primo tempo ho giocato molto bene, forse siamo mancati in qualche ripartenza, però la partita l'abbiamo fatta soprattutto noi nel primo tempo. Poi mi aspettavo la reazione dell'Aquila nel secondo tempo che c'è stata, però dopo 10 minuti dell'inizio del secondo tempo abbiamo preso le misure, come ti dicevo prima stavamo controllando abbastanza agevolmente, quando giochi contro queste squadre così forti non devi mollare di un centimetro dal primo al 95esimo, ci serva di lezione per la prossima, rimaniamo una squadra viva, insomma siamo contenti comunque del nostro campionato, ti dico la verità, cioè certo tutte queste partite non ci favoriscono, noi siamo una rosa stretta, insomma se ci levi 3 giocatori infortunati che ci abbiamo in questo momento siamo contati e io mi sento invece di ringraziare questi 12-13 ragazzi, 14 quelli che sono in questo momento che stanno facendo veramente benissimo, peccato, oggi il risultato veramente si poteva premiare per tutti gli sforzi che stiamo facendo, gli sforzi che fa la società. Peccato, dai, sarà per la prossima volta, però rimaniamo una squadra viva, rimaniamo una squadra in salute e siamo molto ottimisti per il futuro. Speriamo di recuperare qualche infortunio.